Buonasera intanto al tecnico Protti, per dire che il pareggio è meritato, intanto. Vabbè, intanto vi ringrazio, sì, sicuramente il pareggio è meritato, perché abbiamo fatto virtù di un secondo tempo incredibile, secondo me abbiamo chiuso per lunghi tratti il Pescara nella loro metà campo, è tutto dire. Poi dopo, anche quando stavamo facendo già bene, abbiamo preso un gol sicuramente evitabile, perché ce lo siamo quasi fatti da soli. Poi con la forza di nervi abbiamo creato 3-4 occasioni incredibili, abbiamo raggiunto il meritato pareggio alla fine. Le faccio una domanda: dopo il gol, come dice lei, che avete regalato al Pescara, la partita dal punto di vista tattico sembrava facile per il Pescara, perché dovevate aprirvi, concedere spazi, e quando al Pescara vengono concessi spazi è un problema. Come avete fatto a non concedere al Pescara occasioni da rete nonostante dovevate recuperare il risultato? Guardi, nel preparare questa partita è già di per sé difficilissima, avevo grosse preoccupazioni soprattutto quando avevamo la palla noi, perché quando riuscivamo a portarla nella loro tre quarti, andare a cercare di giocare con le nostre catene per mettere in inferiorità numerica, sapevo che quando avremmo perso palla in quel tragitto di campo lì, nella ripartenza, il Pescara ci avrebbe potuto far male tutte le volte. Abbiamo lavorato molto sulle coperture preventive, di stare corti, stretti. La squadra ha giocato in 30 metri, abbiamo recuperato il mondo, le seconde palle, le ultime mezz'ora sono state tutte le nostre. Abbiamo fatto una partita contro una super squadra importantissima, e il merito va a tutti questi ragazzi che hanno un'applicazione negli allenamenti che è maniacale. Protti all'auricolare vi ascolta per una domanda da studio. Fabio? No, io al mister chiaramente faccio i complimenti, e si aspettava, l'unica cosa che vorrei chiedergli, si aspettava un Pescara così sotto tono e così sotto ritmo, visto anche le ultime partite che aveva fatto? Beh, vabbè, io non... Se le ultime quattro partite... Quando vado alle interviste finali, i colleghi delle squadre avversarie tutti mi dicono: ma si aspettava una Torres così rimissiva, si aspettava una Lucchese così, si aspettava una Juve. No, fermo restando i meriti vostri, per carità, mister. Certo, io dico che la Fermana ha fatto una grande partita e il Pescara ai primi 20 minuti ci ha messo sotto forte. Se magari avesse fatto il secondo gol sarebbe diventato un problema, ma noi siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo fatto una partita importante, anzi secondo me se non prendiamo gol questa partita probabilmente possiamo anche vincerla. Posso fare una domanda velocemente? In bocca al lupo. Velocemente? Sì, come no, prova veloce al mister, intanto complimenti mister. Ecco. Prego. Vorrei parlare un attimo proprio velocemente Eleuteri, no? Questo è un giocatore che era un prospetto tanti anni fa, ex Juve, giovanili, Atalanta. Ecco, è un giocatore ora ritrovato, perché mi sembra davvero che stia confermando le attese dopo anni in cui magari è venuto meno sotto questo profilo. Sì, è vero, adesso sta facendo molto bene, le ultime 4-5 partite sta facendo bene. Oggi poi l'abbiamo rimesso nei 4 dietro a 2 minuti all'inizio, esatto, della partita. Cosa era successo? Perché se abbiamo avuto un problema con Santi, il terzino ha avuto un problema, si è stirato probabilmente nel riscaldamento, non tirare in porta, e Leuteri avrebbe fatto l'esterno d'attacco alto. Sai, da esterno d'attacco alto fare il quarto dietro contro questi attaccanti, certo, e nel giro di 5 minuti metterlo a posto mentalmente per fare questo, ma lui si è adattato subito bene e oltre che difendere ha attaccato in maniera egregia. Oggi ha fatto una gran partita.